Grande, grande. Senti, vieni qua. Dai. Mi fermi tutti. Ma che è sta novità che mo' oltre alla sigla fai pure la discesa dalla scala come le showgirl? Mi sono allargato, mi sono emaciato. Emaciato è un'altra cosa. Allora, buonasera a tutti. Finalmente a tutti. Torna il mio gioco dopo ritmo, 50 anni. Ritmo, forza. Allora, posso fare una cosa prima? Sì, posso fare, te ne posso, vai? No. Posso farmi un applauso? Posso farmi un applauso da solo? Bravo, bravo Luciano. Perché io sono la 18ª edizione di Barstella. E non sono raccomandato, sì. Non sono figlio d'arte. Non sei pagato. Tu lo sai cosa fanno i miei genitori? Cosa fanno? Perché tu non sei figlio d'arte? No. Ah, non sei figlio d'arte? Non sono figlio d'arte. Allora, che tipo tuo padre che fa? Mio padre è un detective. È detective. E tua mamma? E mia madre fa la venditrice ambulanze. Eh? E... fa la venditrice ambulanze. La venditrice... ambulanze. Cioè, vende le ambulanze. Le vendi di tutti i vari modelli di ambulanze. I vari, piccolo, grande. C'ha la bancarella. Quelle con la sirena, quelle con la... senza sirena. Va bene, allora, iniziamo subito. Chiedo al maestro, per rispetto... Per rispetto. Per rispetto, di lanciare la sigla di Lascia o raddoppia. La sigla di Lascia o raddoppia. Sì. Sentiamo. Lascia o raddoppia, lascia o raddoppia qua, lascia o raddoppia. Lascia o raddoppia là, lascia o raddoppia. Lascia o raddoppia qua e là. Innanzitutto la sigla di Lascia o raddoppia non era allora. Così. Questa è un'altra cosa, voi avete adattato, va bene. Ti devo dire la verità. Che cos'è? Ti devo dire la verità. Quest'anno mi è venuta un'idea geniale. Non si chiama più Lascia o raddoppia, ma... ma siccome giochiamo con i più piccoli, sì, con i bambini, la chiameremo L'accetta o raddoppia. L'accetta o raddoppia. Che vergogna. È bellissimo. Allora, sì, giochiamo bellissimo. Con i bambini. Giochiamo con i bambini, ma sì, a quest'ora staranno dormendo. No. Vabbè, loro... magari ad Halloween. No. Allora, voglio capire subito se c'è subito qualche bambino all'ascolto. Sì, all'ascolto. Sì. Le linee sono calde. Pronto? E pronto? Pronto, buonasera. Non mi sembra un bambino, sì, ovviamente, a quest'ora. Dire. No, è che io sono la mamma. Ah, Gerarda, la mamma! Gerarda da Vairano Scalo. Da dove? Da Vairano Scalo. Ah, Vairano Scalo. Ci sei mai stato? No. Bellissima cittadina. Salutiamo tutti gli abitanti. Ciao. Di Vairano che sono i... I varani, quelli... No, i varani sono un'altra cosa. Solo così. Vieni qua. Va bene. Senta, signora, quanti anni c'ha il pargolo? Ma quali anni? Io sono giovane, mio piccolo astutillo ha solo 6 mesi. 6 mesi? Beh, ma non parlerà neanche. È un giovanotto, 6 mesi non parlerà neanche. Vabbè, meglio così vinciamo. Ma che... Allora è una sfida. Come si chiama? Arturo? Astutillo. Come? Astutillo. Allora, caro Astutillo, per 250.000 euro... Dove li pigliamo? Sì, tanto quello c'ha 6 mesi. Vabbè. Allora, per 250.000 euro, sì, qual è la... come si... Vai, la domanda... Qual era la canzone di Rito... Di Rito? Di Rito Pavone, quello facevo un rito quando andava. Si apriva tutto. Si apriva tutti. Che in partenza parlava di una pietanza, cioè diceva, viva... al pomodoro. Di Rita Pavone. Qual era la domanda? Facile, guarda, è facile. Pa. Ha detto pappa. Ha detto pappa, bravo Asturo! Bravo! Cioè a 6 mesi quello una parola dirà pappa, tu quello... Gli è capitata proprio... 250.000 euro. Che vuole fare signora? Vuole raddoppiare o l'accetta? Noi raddoppiamo. Come raddoppiamo? 500.000 euro. 500 per 500.000 euro. Fai la prossima domanda, forse non ce la fai. Va bene, allora... Falla qua... difficile. Falla sì, difficile. Allora faccio una canzone difficile. Ce ne abbiamo 500.000. Va bene, le faccio una difficile. Allora, sì. Edoardo Bannato da tutti i social... Edoardo Bennato ha scritto una famosissima canzone rock. Una canzone? Rock. Ah, intitola... importante. Prego. Intitolata Viva la Mamma. No. Ha detto mamma. Ma è bravissimo Arturino. Ma c'ha 6 mesi. Quello pappa capita... e mamma dirà. Gli sono capitate due domande. Ha vinto 500.000 euro. Si vede che è nato con la camicia. Allora, senta signora, che vuole fare? Raddoppia o l'accetta? Ma che domande?
raddoppiamo. Ma come raddoppiamo? Per 1 milione di euro. Madonna, ma dove li prendi? Non lo so. Vabbè. Ce l'ha Amadeo. Allora, Amadeo. Allora, allora, devo fare questa domanda. È molto, molto, molto difficile, caro il mio bambino. Sì, la faccio. Buonasera. Allora, invece di mamma. Sì. Aspetta che c'ho la busta del notaio. Perché qua non vorrei che. Il notaio. No, il notaio è importante. Perché... No, perché poi ci dicono che i soldi sono falsi. No, qua no, abbiamo tutto, c'è tutto la busta del notaio. Allora, caro Arturino. Astutino, vabbè. Come si chiama il secondo genitore? C'è la mamma e c'è... Papà. Che ha detto? Papà. Io credo che abbia nominato il Santo Padre, forse ce la caviamo. Che ha detto papà? E purtroppo la risposta è sbagliata perché c'è scritto l'idraulico. Che ne sai? L'idraulico. È figlio dell'idraulico. Però scusate, a parte che c'è la prima. Ha fecondato la mamma. C'è la prima. La madre è stata fecondata dall'idraulico, caro. Ma non dire queste cose, un bambino di 6 mesi lo traumatizzi. Vai a scuola, Non lo potete dire. E poi, scusate, anche se fosse questo idraulico, sarebbe sempre il papà. È il padre. Guardi, la sua cosa fa acqua da tutte le parti. non mi ha è stato l'idraulico, mi dispiace Arturino, basta, hai perso. Grazie, arrivederci. Ciao. È finito il gioco di Luciano, applauso. Sigla. Lascia l'accetta qua, lascia l'accetta.